Questa può essere la Champions League della città, perché per fine giugno noi avremo questa piazza completamente restituita alla città. 130 alberi, strutture, wifi, luoghi per lo sport, questa agorà che vedete alle mie spalle, dove abbiamo già programmato una parte dell'estate a Napoli. Adesso il lavoro più difficile è quello che abbiamo cominciato a fare con tutti i soggetti che insistono sul territorio, quindi non solo le istituzioni come il comune, la municipalità, la metropolitana, ma tutte le realtà, dai commercianti ai residenti, agli albergatori, alle comunità di migranti. Qui da un luogo che è il simbolo in qualche modo nella storia della città, come dire, del disordine, del caos, anche certe volte della difficoltà di integrazione, può essere la grande sfida, appunto, la Champions League che la città vince. Cioè, in Piazza Garibaldi, uno dei luoghi più difficili ma anche pieni di fascino della città, si crea un'integrazione tra differenze, colori, sociale, cultura, vivibilità. E approfitto anche per ricordare che nella delibera del piano strategico della città di Napoli abbiamo anche finanziato il mercato dei colori e dei fiori, che verrà invece nell'altra parte, l'altro lato, in modo anche lì da evitare che diventi un luogo in qualche modo, seppur ristrutturato, dell'abbandono. Quindi questa è una grande sfida che adesso ci porterà al completamento dei lavori, ed è un successo straordinario della città, dell'amministrazione, delle metropolitane, insomma di tutti i soggetti coinvolti. E da un minuto dopo sarà il momento della sfida della città che noi vogliamo vincere, perché credo che questa è un'opportunità che Napoli non ha mai avuto, mai, di avere una piazza Garibaldi così, e che potrà essere un simbolo di vivibilità e quindi non più di disordine o di caos. Anche wifi, chiaramente, quindi tutte le infrastrutture tecnologiche di ultima generazione, poi già è prevista comunque vigilanza, videosorveglianza, però qua della piazza si devono prendere cura tutti. Ecco, questa è una grande sfida che non è che si potrà dire che è una partita che la gioca solo il sindaco o la gioca solo qualche soggetto. Questa è una partita in cui dobbiamo giocare tutti, perché questa è una di quelle grandi sfide che o la vince la città o la perde la città. Io chiaramente mi ci metto in prima persona a giocare, e giochiamo per vincere. Per la sicurezza e la manutenzione della piazza, come si procede? Questo stiamo già lavorando, si lavora insieme con metropolitana, grandi stazioni, Comune di Napoli, municipalità, forze di polizia, prefettura, insomma ci sarà la risposta adeguata che merita questa piazza. All'inizio ci saranno delle modalità che poi lasceranno spazio anche a delle progettualità che terranno conto delle esigenze del territorio e delle proposte che ci verranno date da parte, come dicevo prima, degli operatori economici, commerciali, albergatori. Qua stanno soggetti importanti anche dal punto di vista economico, insistono sulla piazza, che per loro è un'opportunità che forse nemmeno immaginavano. Quindi adesso ci aspettiamo il contributo costruttivo e fattivo da parte di tutti. È come se Napoli, diciamo, acquisisse, dopo anni in cui è stato un cantiere, più di 10 anni in cui è stato un cantiere, la più grande piazza della città. L'altro dato che mi sembra molto significativo è il verde. C'hanno più di 130 alberi, più di 200 cespugli e installazioni verdi. Qui in un'area come questa, che non ha mai avuto, come dire, un verde visibile, significativo, improvvisamente avrà anche un luogo, diciamo, verde per far giocare i bambini, per passeggiare, per prendere, diciamo, l'aria d'estate sotto al sole. Quindi un tappeto di automobili che diventa un parco. Parco, galleria commerciale, teatro, parco gioco per i bambini, quindi diventa un super luogo della città. La videosorveglianza, abbiamo predisposto una serie di telecamere che saranno collegate con la questura, ma anche con la sala di controllo della stazione di Garibaldi. E quindi, diciamo, il sistema di controllo e di sicurezza interno ed esterno alla stazione avrà accesso alle immagini in tempo reale. E io penso poi, insomma, come dice anche il sindaco, che manutenere e valorizzare questa piazza sarà una sfida per tutta la città.